L'Università Sapienza ha ideato un master importante di cui ci parlerà la professoressa. Ringrazio per il cortese invito e soprattutto per avermi dato l'opportunità di presentare il nostro master, un master di secondo livello proprio in gestione integrata dei dispositivi medici. È un master, forse il primo ed unico master a livello europeo, che parla di dispositivi dalla nascita del progetto fino alla sua commercializzazione e anche al post-marketing, ma passando per le indagini cliniche, passando per la certificazione e per la sorveglianza sanitaria. Abbiamo voluto mettere in campo 6 facoltà e ringrazio quindi la magnifica rettrice per il supporto costante dato a questa idea, professor Alvaro in qualità di nostro preside e il mio direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche maxillofacciali, di cui mi onoro di far parte, per l'enorme contributo. Questo è un master in collaborazione con Confindustria Dispositivi Medici e non posso non ringraziare la dottoressa Gellona in qualità di direttrice generale di Confindustria Dispositivi Medici. Bene, qual è l'idea, il progetto? Quello di creare delle figure professionali altamente competenti nei dispositivi medici, seguendo la normativa vigente, ma con un pizzico di innovazione, stando sempre un passo in avanti. E 6 facoltà, dicevo, perché non c'è solo medicina e odontoiatria, farmacia e medicina, ma anche architettura. Si parla di design industriale, c'è giurisprudenza perché la regolatoria è molto importante in tutto questo discorso, c'è economia e ovviamente ingegneria dell'informazione, informatica e statistica. Sono ben 9 i dipartimenti che compongono l'offerta formativa di questo master, perché c'è un modulo base, ma c'è anche un secondo modulo con 9 corsi di alta formazione, ognuno declinato da ciascun dipartimento, e non poteva mancare il terzo modulo, cioè quello dello stage presso le aziende, per vivere sul campo quanto seguito a livello didattico anche con la collaborazione di Unitelma Sapienza, che permette quindi a tutti i discenti, anche lavoratori, di poter seguire senza una calendarizzazione troppo stretta. E in ultimo ringrazio la dottoressa Saccomandi in qualità di direttrice generale di Rom Technopol, perché questo è un master con il bollino Rom Technopol, nato dall'idea di Rom Technopol.